Cari amici e compagni di viaggio, oggi vi portiamo con noi alla scoperta di una delle spiagge più belle di tutta la Grecia, ma non solo, quindi mettetevi comodi e buona visione. Parcheggiato Goldi, proseguiamo a piedi per vedere se c'è della sabbia prima di andarci a impantanare. Sì, comunque se venite qui, venite alla sera o la mattina prestissimo, perché non trovate un buco a morire. Zero. C'è sta curva qua che è un po'... perché ci sono le dune, c'è proprio la sabbia. Qua si va, qua si va. Non lo so. Lì siamo pesanti noi. Sì. Alla fine abbiamo optato per dormire qui nel parcheggio di questo bar. Manu ha incontrato un tizio, gli ha chiesto e ha detto sì, dormite pure, chiamo il mio boss. Essendo la spiaggia in un parco naturale è assolutamente vietato dormire. La tua esperienza. Sono le 10:30, non ho racconta voglia. La tua esperienza. Ciao. Dai, raccontala. No. Hai visto uno fuori dalla finestra con la torcia? Non voglio, sono stanca. E ti sei spaventata? Sì. E Matte è corso come un razzo a chiudere. Sì, perché mi ha detto, ma chiudi la porta, c'è uno fuori. Ho chiuso. Che vabbè, ma se c'è uno che ci sale sul camper non è bello. Pausa un attimo e vi spiego brevemente che cosa è successo, perché probabilmente non si è capito. Praticamente avevamo appena finito di fare cena, eravamo parcheggiati in questo piccolo parcheggio di questo bar al buio nella campagna con la strada. Manu era qui in piedi, questa è la finestra, c'era un tizio fuori dalla finestra fermo che guardava dentro il camper. Probabilmente vedeva solo Manu perché io ero coricato sul divanetto della dinette. Come potete vedere le finestre di Goldi sono molto alte, quindi da fuori il tizio poteva vedere solo Manu in piedi e non poteva vedere me coricato sul divano. Non so e non sappiamo da quanto fosse lì a guardare Manu, Manu se n'è accorta, ha subito gridato Matt chiudi la porta, c'è un tizio. Io mi sono precipitato senza guardare fuori di corsa a chiudere la porta perché non sapevo nulla. E poi sono andato nella cabina di Goldi per vedere che cosa stesse succedendo. Ho visto questo tizio con la torcia che si allontanava molto velocemente. Cosa strana è che il secondo fatto particolare che ci succede da quando siamo qui in Grecia, il primo era quel tizio quella notte intorno alle 2 che si è parcheggiato dietro Goldi con il volume della radio altissimo, per cui abbiamo dovuto spostarci. Ora questo tizio tipo guardone nel buio, probabilmente era uno che si faceva una passeggiata di notte con la torcia, chi lo sa, però cose strane che possono succedere, non c'era mai successo in 5 anni di viaggio in camper, per cui vabbè, c'è sempre una prima volta, speriamo che non succeda di nuovo. Cari amici, qui siamo di fronte probabilmente a una tra le spiagge più belle dell'intera Grecia. Siamo nella spiaggia di Voidokilia, una spiaggia semicerchio perfetta che ricorda la lettera Omega. La spiaggia è tanto remota quanto basta per restare autentica e intatta dalla civiltà. Fa parte dell'area protetta Natura 2000, per cui in zona non c'è alcuna attività organizzata, tra cui bar con ombrelloni e lettini. E quindi ovviamente il campeggio libero non è consentito, poiché la significativa biodiversità della regione deve essere conservata. Dal lato sinistro, su questa rupe, troviamo l'antica fortezza di Paglio Castro che domina la spiaggia di Voidokilia. Tra l'altro, se avete voglia di scalare la collina, è visitabile. Mentre sul lato destro, sulla collina opposta, troviamo la tomba di Trasimede, figlio di Nestore. Insomma, che dire, è davvero un posto magico e unico nel suo genere, e l'acqua è davvero incredibile. Ma un'altra chicca che non tutti conoscono perché è un po' nascosta è la piccola spiaggia di Glossa, proprio quella che state vedendo in questo momento. Buongiorno amici, nottata tranquilla, l'amico guardone di Manu non è tornato, quindi tutto a posto. E quindi ci siamo svegliati molto presto, alle 7:30, siamo tornati qui. Adesso andiamo prima in una e poi nell'altra spiaggia. Sì, ce le facciamo tutte e due. Spiaggia, diciamo, segreta, tra virgolette, che abbiamo visto dalla mappa. Adesso andiamo a vedere di là, poi ci mettiamo qua. Qui sulla rupe c'è anche una tomba. Una bella salita dal mattino presto. E voilà, attenzione, Manu già mollo. Com'è?
Sì, eh. Anche se non è segnalato e probabilmente non autorizzato, vi informiamo che in questa spiaggia si pratica il nudismo. Vi lasciamo qui alcuni commenti di altre persone che hanno visitato la spiaggia per farvi capire l'aria che si respira in questo luogo. Per cui se siete dei naturisti, a Glossa Beach potete stare tranquilli, altrimenti c'è la spiaggia di Voidokilia. Un po' lenta. Dormiremo qua stanotte mentre facciamo acqua. Abbiamo fatto 8 km nel nulla solo per fare un po' d'acqua, ma non c'erano alternative in questa zona. Giro la testa. Fantastico. Pensavamo di starci sotto gli alberi, invece no. Siamo qua. Al sole. Siamo andati al mare. Ciao, ciao. Sì, perché faceva un caldo boia sul camper. Oggi sì, ha fatto caldo. Comunque qui dove siamo passati prima e poi non c'è posto neanche ancora adesso. Per cui ci siamo parcheggiati in un parcheggio dall'altra parte, sulla statale. Normalissimo parcheggio sotto il sole. Oggi abbiamo lavorato 2-3 ore su Goldi. Io ho montato un po' di video, Manu ha fatto una consulenza, ultima settimana prima delle vacanze di Manu, ufficiali. Poi è carino il posto qua, carino, non è per niente male. Bel locale. Frito di pollo con patate per Manu. Salute. Ma finalmente una birra buona. Ho preso una cosa sobria. Con un bel coltello pam, piantato dentro. Questa notte abbiamo dormito in questo parcheggio dove abbiamo già parcheggiato Gold ieri. Notte tranquillissima. Ieri sera quando siamo tornati qui era pieno di auto. Paesino veramente veramente bello. Mangiato bene, speso poco, 27 euro. Hamburger una bomba, birra buonissima, tra l'altro gira anche un po' d'aria, non male, non male. Ieri sera ancora a mezzanotte quando siamo ritornati c'era un caldo incredibile veramente. Paese di Jalova. Siamo ripartiti da quel posto dove abbiamo passato la notte, che non era per niente male. Siamo stati fermi tutto il giorno perché si stava bene, faceva fresco, abbiamo lavorato. E ora alle 18 siamo ripartiti. Ci siamo fermati a fare la spesa al Lidl spendendo una cifra astronomica che non si capisce perché sia caro così. E ci siamo fermati qui lungo la strada in un posto nel nulla, perché c'è una fontana di acqua con un banano e una palma e c'è anche la pubblicità della nostra amica della lavanderia di qualche giorno fa. Fontana, banano, palma. Qualcuno ha abbandonato un tappeto elastico per bambini. Tra l'altro venendo qui a fare acqua abbiamo attraversato il paesino di Figliatra dove c'è una riproduzione della Torre Eiffel alta 26 metri. Stavamo lavorando e sentivamo dei colpi, quindi ci siamo affacciati e siamo anche stati attirati un attimino dalla puzza. Abbiamo guardato e vi faccio vedere che cosa è successo. Bagno di Goldi, finestra,
Notare questa auto. Cioè, questa è un'auto che è parcheggiata qui dietro. Guardate, guarda lì, guarda. No, vabbè. Ed è sceso un tizio. Non credo che neanche quest'auto possa circolare piazzata così, con un cane. Cane tra l'altro bello, molto bello. Husky, un husky, molto bello, tipico cane per il caldo greco, no? È proprio adatto, sì. Consigliato da prendere in queste zone. così. Ovviamente il cane ci ha pisciato sulla gomma. Cioè, guardate che roba. Abbiamo riprodotto la vera insalata greca dopo averla mangiata in un ristorante tipico. Allora abbiamo la feta, questi diciamo peperoni tipici di qua, che sono peperoni piccoli verdi, vabbè, pomodoro, poi ci sono dei piccoli pezzi anche qui di cetriolo, ma è un cetriolo tipico di qua, non so come si chiama, cipolla, tanta cipolla, quella che c'è qua che è tipo la cipolla di Tropea per capirci. E poi, sale, olio e origano e prezzemolo. Mancano le olive. Feta molto più buona di quella che abbiamo mangiato al ristorante. Ma quella del ristorante è molto più unta, c'è molto, molto più olio. Sono di Calamata, Calamon Olives. Fantastico. Secondo giorno qui, una notte. Tornato il nostro amico, sempre parcheggiato nello stesso posto. Comunque io una macchina così non l'ho mai vista. No. Non credo che roba... da noi potrebbe circolare. Beh, non ha neanche la targa. No. Siamo stati praticamente tutto il giorno chiusi su Goldi, giuro, è veramente andata così. Ma non siamo scesi neanche un attimo, abbiamo lavorato intensamente tutto il giorno. Wow! Fichissima! C'è anche la francoparlante. Sì. Sì, guarda, una sedia gigante. Ci sono tutte le uova delle tartarughe. Eh sì. Pieno. Guarda, fin lì, guarda. Edifici abbandonati a caso. La cerimonia dei giochi olimpici la stiamo guardando su Rai Play, geolocalizzati a Roma con NordVPN. Due giorni fermi qui praticamente sulla spiaggia, siamo stati veramente bene, posto super silenzioso, super sicuro, tranquillo. Ora ci spostiamo, andiamo a Calamata a visitare un po' la città prima che faccia troppo caldo e poi ci cerchiamo un altro posticino qui sulla costa, non in città perché è sabato sera e sappiamo che poi ci sono i locali, casino, non si dorme, però questo posto qua super consigliato, veramente ci siamo anche rinfrescati. Dillo che vuoi andare nella via dello shopping. Shopping, è un mese e mezzo che siamo nel nulla, voglio dire, fare un diretto. Quindi stiamo facendo tutto il lungomare a piedi, da dove abbiamo parcheggiato per arrivare al porto, da dove c'è la via centrale che va su nell'interno. Roma Pizza. Sono in Turchia con un taxi. Buco. Piccola città più o meno, perché comunque siamo sui 70.000 abitanti, si vede subito che è un posto molto turistico perché qui sul lungomare è pieno di alberghi e locali. Adesso andiamo nel centro e vediamo com'è. I giardini qui in centro, c'è un museo ferroviario e hanno fatto il parco, carino, una bella idea. Sì, è quella la stazione, vero? Bello. Comunque c'è tutta la pista ciclabile pedonale che va in centro. Questa è la via centrale. Che cuore, italiani perché fanno chic. Berto Lucci. Un appunto.
cabrio, Abarth. Gli ultimi chilometri per tornare qui da Goldi sotto il sole sono stati massacranti. Non vale sicuramente la pena visitare Kalamata, però almeno ci siamo fatti due passi. Se volete venire alla sera a fare un giro, mangiare qualcosa, dai, va bene. Sì, però non è proprio il posto più bello, ecco, insomma. E vabbè, ma in Grecia non credo che ci siano delle belle sì città. Beh, dai, quei due paesini dove siamo sì, stati paesini, però sì, proprio città belle. Niente male. Il mare è qui. No, bello. Siamo nel secondo dito del Peloponneso al fondo dopo Kalamata. Siamo arrivati qui, abbiamo dormito questa notte e c'è un mare veramente fantastico. Ultimamente poca gente, questa notte abbiamo dormito qui da soli, lo spazio qui è un po' piccolino, quindi abbiamo dormito proprio quasi sulla strada, questo piccolo parcheggio, però abbiamo dormito bene, bello, bel posto, ma la cosa bella è veramente il mare. Mare, piscina! Siamo fermati qui per fare acqua perché è l'unica fontanella che c'è in questa zona e tra l'altro super manovra qua, mi sono girato qui con Goldi, cosa che se avessi un camper di 7 metri sarebbe stato infattibile, girato qua così. E qui c'è un mare wow. Non avevamo previsto di fermarci qui, ma ci siamo passati per fare acqua, il paese è davvero bello e il mare è incredibile, per cui siamo qua. Ma vi mostriamo tutto nel prossimo video, per cui se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale per non perdervi i nostri contenuti, lasciateci un bel like se vi è piaciuto questo video e noi ci vediamo prossimamente. Ciao ciao!